Stamane, sparatoria davanti a Palazzo Chigi. Secondo voi chi ha avuto la meglio in questo terribile avvenimento? Il governo o il povero operaio che si è tolto la soddisfazione di sparare i proiettili contro dei rappresentanti delle autorità nazionali? Voi direte che tutto questo che da tutto questo schifo quello che ne è uscito vincitore è stato l'attentatore, ma non è così. Quest'ultimo, infatti, è cascato proprio nel tranello dei potenti, perdendo la pazienza e scatenando il putiferio. Le intenzioni di coloro che si trovavano in cima alla piramide erano proprio queste: provocare, provocare e ancora provocare il povero popolo affranto da una crisi economica creata ad arte e progettata già da secoli. Ragazzi, dobbiamo svegliarci e capire che perdendo la ragione, sparando ai politici, al Presidente della Repubblica, ai carabinieri addirittura, non si risolve niente, non si risolve nulla. Dobbiamo arrivare direttamente alla radice del problema, l'ho spiegato centinaia di volte. E cosa è che provoca questa crisi? Il problema di fondo qual è? Hanno volutamente fatto risvegliare i nostri istinti più animaleschi. Vogliono creare il caos, ma non lo creeranno loro, saremo noi a provocare tutto ciò. Non dobbiamo cedere alle provocazioni, dobbiamo piuttosto azionare il nostro cervello, sedato da anni e anni di propaganda massonica, e andare alla radice del problema. Quel povero uomo ha dato il via al caos, ad una serie di gesti folli che distruggeranno l'attuale ordine per inaugurarne uno nuovo. Il trucco è questo. Piuttosto, la radice del problema qual è, ancora una volta? La crisi economica che causa mancanza di lavoro, povertà, disperazione e istiga al suicidio, alla disperazione. Per liberarsi della moneta debito e risolvere il problema del signoraggio bancario basterebbe solo non accettare più l'euro come moneta nazionale. Basterebbe solo questo, perché l'euro ha un valore solo perché noi glielo diamo, altrimenti sarebbe solo un pezzo di carta insignificante, sarebbe carta straccia. Non so se è chiaro il concetto. Ecco il debito pubblico. Ecco il debito pubblico. Il problema è che questo pezzo di carta viene addebitato allo Stato da banche private. Perché invece non incominciamo a far circolare una nostra moneta, rinvigorendo così l'economia, facendo rifiorire l'economia? Perché non lo facciamo? Una moneta nostra, senza legarci a banche private che ci indebitano. Possiamo risolvere il problema nel giro di poche settimane. È il popolo quello che ha il potere, non quattro ingordi seduti su una poltrona di pelle che ridono alle spalle di noi, poveri cittadini. Possiamo far rifiorire questa economia volutamente distrutta per fini occulti, per inaugurare una dittatura che nulla avrà di buono, ma che indosserà una maschera benigna, una maschera ingannevole, ingannevolmente benigna. Attenzione, facciamo molta attenzione, non cediamo alle provocazioni e risolviamo il problema alla radice. Voi pensate che il Movimento 5 Stelle risolverà i vostri problemi? Non avete capito un cazzo, la crisi c'è e ci sarà, perché i soldi non ci sono. Le banche se li stanno pian piano ritirando, avete capito? E tutto è destinato solo a peggiorare. Piuttosto, grillini, insistete per far mettere fra gli obiettivi del vostro partito la risoluzione del signoraggio bancario. Dobbiamo prima riappropriarci della moneta e poi potremo finalmente vivere una vita dignitosa, dove tutti avranno un lavoro e dove il benessere brulicherà in tutti i settori del paese. Informatevi perché è una cosa semplicissima.